costantemente fornire informazioni di carattere generale, non hanno mai come scopo quello di prestare consigli operativi di acquisto o vendita o raccomandazioni personalizzate. Questo è sempre davvero molto molto importante da ribadire. Questa sera qui con noi c'è Fabrizio Guarnieri, che conosco da un po' di tempo, è un bravo trader. Tra l'altro sfruttate anche il suo sito diariodytrading.it, dove posta diverse analisi, corretto Fabrizio? Sì, il blog è online oramai da quasi 3 anni. Ho cominciato a pubblicare fine 2012 o inizio 2013, quindi siamo nel terzo anno di attività. Cosa si può trovare sul tuo blog? Sostanzialmente si concentra sulle strategie su cui sono specializzato. Molto è relativo all'utilizzo di bande di Bollinger e livelli di Fibonacci. Un altro grande argomento per me è lo spread trading. E poi c'è tutto il mondo dell'operatività Forex Multi-Day, che seguo sotto una strategia che si chiama Forex Unplugged, e che sarà poi l'argomento del prossimo webinar che faremo insieme. Perfetto, ottimo. Tra l'altro sul nostro calendario che trovate su swissquote.it avete già la possibilità, vedete sotto la voce assistenza, webinar e corsi gratuiti, di andarvi a iscrivere ai prossimi seminari. Il prossimo sarà proprio quello con Fabrizio del 10 settembre. Potete già iscrivervi così, come in questo caso ricevete il link per partecipare. Ottimo, quindi andiamo direttamente sulle slide. Quindi trading intraday sul mercato di volatilità con le bande di Bollinger, davvero molto molto interessante. Ovviamente anche in questo caso vediamo il disclaimer. Mi raccomando, quando anche attivate il conto dal sito swissquote.it, quello che noi andiamo a fare è assicurarci che il rischio sul trading, il rischio marginazione della leva degli strumenti finanziari sia assolutamente capito. 800 148 261 è il nostro numero verde, anche se volete immaginare in maniera singolare, in maniera privata, andare ad approfondire la conoscenza di questi strumenti finanziari. Quindi andiamo a vedere il programma del corso, Fabrizio. Sì, solo un'osservazione. Stefano, mi sembra che questa sia la prima versione delle slide, riconosco che manca l'indicatore avanzamento nella parte inferiore. Se hai tempo, mentre io parlo, di andare a cercare. Ah no, ok, ci sono. Sì, forse sono sulla prima che non c'era. Ok, allora ci siamo, perfetto. Va bene, andiamo direttamente sull'argomento. Torno un attimo sulla slide numero 3. Questo è il quadro di quello di cui parleremo in questi 60 minuti. Avremo una parte che è più teorica, dove parleremo di volatilità velocemente, le bande di Bollinger cosa sono e cosa non sono soprattutto, e due indicatori personalizzati che su MetaTrader non si trovano, ma che sono molto importanti per elaborare due strategie che vediamo nella seconda parte. Nella parte operativa entriamo nella realtà del mercato. E illustreremo due strategie ben differenti ma che si completano bene come operatività. La prima, che si chiama squeeze, è una strategia di breakout, quindi è una strategia che insegue le espansioni di volatilità. La seconda, invece, body, come lo chiamate io, fa lavoro opposto, cioè cerca gli esaurimenti di volatilità e rientro dalle condizioni di eccesso verso le condizioni di normalità. In questo modo guardate una panoramica di che cosa utilizzeremo e per fare che cosa. Mi raccomando, questo lo dico per tutti, è normale che deve essere sempre tutto chiaro per tutti, c'è sempre chi ha più esperienza, chi ha meno esperienza, chi ha usato Bollinger, chi non ha mai utilizzato Bollinger, chi conosce Fabrizio, chi non ha mai conosciuto neanche Swissquote o Fabrizio, non lo so, quindi mi raccomando, utilizzate la chat che avete a disposizione attraverso questo software che utilizziamo sempre per farci domande o darci anche spunti di riflessione che sono sempre davvero molto preziosi. Aggiungo al commento che ha fatto giustamente Stefano il fatto che tutti i contenuti che vedete illustrati in questo webinar, se poi avete bisogno di ricevere le slide in PDF a supporto della lezione, le richiedete o a me o a Stefano e le potete avere liberamente, che seguiranno poi materiale di documentazione che potete consultare anche offline. Quindi diamo supporto senza mai dare nessuna resistenza. E dove si trovano? Si può scrivere direttamente a te, Fabrizio, magari una mail? Alla fine daremo i contatti e i riferimenti, però per chi sa già che deve andarsene prima si può segnare la mia mail che è info@diariodytrading.it. Perfetto. A quella mail potete ricevere sia le slide PDF sia gli indicatori di cui parliamo durante questo webinar. Allora, andiamo direttamente sulle slide.
questa slide ci mostra l'andamento dell'S&P 500 su un periodo medio-lungo, quindi un anno, e ci dice che nel 2014 ha avuto un'escursione tra l'apertura del 2 gennaio e la chiusura del 2 dicembre di 218 punti. Nella successiva vediamo invece che l'escursione tra i minimi e i massimi del mercato è stata ben superiore, superiore ai 350 punti, la slide numero 5. E cioè c'è un rapporto fra il range in cui si è mosso il prezzo, in questo caso il futures S&P 500 nel corso dell'anno, e gli estremi minimo e massimo, apertura e chiusura, il rapporto è più o meno 1,6. Ogni volta che ci mettiamo a lavorare sul mercato, a noi interessano le parti estreme di questo range di volatilità, cioè il movimento che il prezzo compie tra i suoi massimi e i suoi minimi, non tanto il movimento che compie tra l'apertura e la chiusura del periodo, sia esso periodo annuale, mensile o giornaliero. Passiamo alla successiva, che vediamo una rappresentazione simbolica che ci aiuta a capire meglio che cos'è la volatilità. Se io fossi un corridore che si impegna in una gara ciclistica e devo fare un lungo percorso che parte dalla quota di Como, adesso non so più che gara fosse questa, e arriva a Bergamo Alta, da 284 metri sul livello del mare arriva a 361, nel corso della gara ho quindi compiuto una ascesa di 50 metri sul livello del mare. In realtà però ho dovuto fare una salita di discesa ripetuta da diversi picchi, valli e attraversamenti che mi ha sottoposto a accelerazioni e momenti di fatica. Tutto quello che interessa al trader è riuscire a trovare il modo per lavorare su questi brevi movimenti, che sono quelli che potremmo assimilare alle salite o alle discese di un lungo percorso in bicicletta. Fatemi passare questo esempio abbastanza banale, però rende l'idea. Anche perché se ci ho fatto un caso un po' di volte, se io magari dalla terrazza di casa vedo le montagne, mi sembra un po' un grafico di borsa, quindi riassumo anche bene questo il concetto di volatilità. Hai ragione, e soprattutto è un grafico che ha un supporto assolutamente speciale che è a livello del mare. Esatto. Passiamo alla successiva. Questo qui era solo per rendere un po' l'idea di volatilità come una misura che sparisce se facciamo la sintesi tra apertura e chiusura dei periodi di contrattazione. Introduciamo ora un utilissimo strumento di misurazione della volatilità che è l'APR. APR è la sigla, acronimo della denominazione inglese Average True Range. Semplicemente il True Range sarebbe la differenza fra il massimo oppure il minimo di una candela e la chiusura della precedente, oppure nel caso si è verificato un gap, aggiunge anche la parte intercorrente fra la chiusura e l'open della successiva. Poi c'è un periodo di calcolo, solitamente la TR è calcolato default su 14 periodi, perlomeno così lo abbiamo impostato di default sulla MetaTrader, ma poi lo possiamo personalizzare a piacere. Tra l'altro nei diversi seminari che abbiamo fatto diverse volte sapete che ho parlato spesso di ATR, l'ATR lo trovate anche ovviamente nella piattaforma MetaTrader come in tutte le piattaforme. Tu lo utilizzi, Fabrizio, più che altro per gestire la posizione come me ad esempio per ragionare in trailing stop, oppure lo utilizzi anche questo indicatore per valutare di aprire posizioni attraverso proprio l'indicazione che ci viene data da questo indicatore? No, io lo uso a monte come filtro di volatilità per capire se il mercato è in fase di compressione, quindi trading range, e per certe operatività è interessante, per altre invece è una condizione di cui non operare, oppure se è in fase di espansione e allora è interessante vedere se c'è un'accelerazione, e poi qua si apre il discorso se inseguire l'accelerazione o aspettare l'inversione. Ma lo uso più che altro come filtro. E in chat ci viene chiesto quale impostazione migliore sul time frame a 5 minuti. Io vedo qua dalla slide c'è scritto ATR 20 periodi. Sì, come Bollinger. Allora, in realtà io ho compresso quasi sempre, se posso, 5 dentro il numero di Fibonacci. Quindi il periodo che uso più frequentemente è il 21. In realtà di solito cerco di fare un ragionamento legato anche al mercato su cui stiamo lavorando. Ad esempio, se sto osservando un mercato azionario o anche valutario su grafico daily, spesso utilizzo multipli di 5 giorni perché vuol dire prendere settimane intere di scambio. Sul daily ogni 5 giorni è una settimana di borsa, quindi 5 o 20 vuol dire avere la media una settimana o la media un mese. Se invece sto guardando un grafico intraday, cerco di avere un periodo che mi dia almeno
la profondità di una giornata intera. Quindi se sono sull'orario prenderò 14 ore, se sto lavorando sul future, quindi a tiera 14 che è l'intera giornata di scambio sul future, o a tiera 24 che è l'intera giornata di scambio su Forex che è H24. Oppure posso fare a TR 8, 9 se sto usando mercati che magari hanno un orario di scambio ancora più limitato. Perfetto, stavo facendo vedere sulla piattaforma MetaTrader, lo trovate come tutti gli indicatori qua nel pannello opposito dell'indicatore in ordine alfabetico a TR, poi lo andate a mettere sul grafico. Tu nelle slide qua hai evidenziato M5, H1 e Daily. Questo per dire che noi la volatilità tramite TR la possiamo misurare su qualunque time frame. E la volatilità ha due caratteristiche importanti. La prima è che è ciclica. Si parla molto spesso di analisi ciclica, cioè di un ipotetico andamento ciclico dei prezzi. Dico ipotetico perché è un tema molto ampio, molto interessante, però andrebbe approfondito a parte e comunque ci sono diverse scuole di pensiero. Quello che sicuramente è ciclico è la volatilità, che oscilla periodicamente tra valori massimi e valori minimi. Infatti anche qua dalla piattaforma si vede proprio come tenda poi a decollare, ritornare verso gli stessi livelli e ripartire. Allora, per sua natura ha dei minimi perché non può andare sotto lo zero, sì, per la maniera in cui è matematicamente definita. I massimi in realtà sono illimitati, non c'è un limite alla volatilità massima. Sappiamo anche che la volatilità cresce molto velocemente nelle fasi di discesa dei mercati, per effetto del panic selling, e invece un pochino più stabile nelle fasi di crescita, per ragioni più legate proprio all'aspetto fisico dell'accumulazione di contratti, cioè ci vuole immissione di liquidità nel mercato per costruire una posizione long, quindi ci vuole anche il tempo di mettere delle risorse finanziarie di produzione nel mercato, mentre la vendita è teoricamente una operatività molto più veloce, oltre al fatto che c'è la componente emotiva del panic selling. Però la ragione è che in realtà la volatilità si mantiene a metà di un range fra dei massimi storici legati allo strumento e dei minimi storici legati allo strumento. A questo aggiungiamo anche un aspetto più di tipo operativo legato al fatto che se parliamo di mercato valutario, la volatilità, cioè il range di movimento dei prezzi, dipenderà anche dalle sessioni di trading. Se sto lavorando su euro-dollaro, facilmente tra le 2 e le 4 di notte la volatilità sarà ai minimi. Poi raggiungerà un valore più elevato a partire dalle 7 di mattina, poi le 8 di mattina durante tutta la sessione europea, un periodo di latenza fra mezzogiorno e le 2, poi con l'apertura della sessione di Wall Street alle 2:30 con il floor americano alle 3:30 per il mercato cash, ci sarà un nuovo innalzamento di volatilità. E poi se parla Draghi o da Yellen c'è un innalzamento spasmodico di volatilità. Perfetto. Non c'è, perlomeno è difficile trovare una ciclicità sui prezzi, è molto più facile trovare una ciclicità sulla volatilità. Quindi abbiamo detto due caratteristiche, la volatilità è per prima cosa ciclica, seconda cosa non cresce in maniera lineare con il tempo. Qua vediamo che se calcoliamo la volatilità tramite la TR sul time frame a 5 minuti, sempre parlando di euro dollaro, siamo più o meno tra i 7 e i 10 pip. Se ci spostiamo sul time frame H1, vale a dire 12 candele da 5 minuti, la volatilità diventa 20-30 pip, quindi triplica. Allora, io ho aumentato il time frame di 12 volte, cioè da candela di 5 minuti a candela di un'ora, ma la volatilità è solo triplicata. Se passo al time frame di 1, a daily, quindi 24 candele del time frame precedente, mi aspetterei che la volatilità faccia lo stesso salto che ho fatto prima, se non doppio, e invece cresce di molto poco, quadruplica soltanto perché passa ai 66-150 pip. Ora, capite quindi che c'è una specie di livello di saturazione, quindi man mano che sale il time frame, man mano che saliamo periodi sempre più alti, la volatilità comincia a stabilizzarsi in un range più limitato. Questo per dire che c'è comunque un picco massimo a quelli che sono i valori che può assumere. Io mi ricordavo questo periodo, in particolare luglio, fine giugno, inizio luglio dell'anno scorso, dove l'euro dollaro ha avuto quel minimo di volatilità, questa fase qua, eccola qua, adesso la individuo sul grafico, si muoveva di circa 37 pips al giorno, poi vedete è decollato fino ad un massimo di volatilità, questa è una TR 14 periodo, 167 pips al giorno, e quindi infatti quello che dico frequentemente anch'io durante i vari appuntamenti che abbiamo di condivisione dei
di trading come questo, un indicatore di questo tipo di volatilità può anche essere utile per definire i propri take profit o stop loss, nel senso tante volte si sente dire ok, io voglio guadagnare questo, quanti punti voglio guadagnare, però paragonate questo valore a un movimento normale che il mercato sta facendo su questo time frame che state visualizzando, quindi un indicatore come la TR vi va a dare un'ottima indicazione numerica perché proprio avete un riferimento numerico sul grafico che state osservando, quindi a seconda dello strumento finanziario che tradate e del time frame che state utilizzando avrete un valore ben preciso della volatilità dello strumento finanziario. Successiva. John Bollinger, chi non lo conosce? L'abbiamo visto spesso anche di foro, perché quest'uomo è appassionato del nostro bel paese, viene tutti gli anni a fare... Ah, ho avuto un piacere, mi sembra nel 2011, di fare una parte di seminario con lui, era ospite di un nostro stand, della società dove lavoravo prima, è stato un piacere, poi ho fatto anche un seminario insieme a Napoli, mi ricordo. Però mi aveva colpito Bollinger, questo mi piace ricordarlo, perché lui è famoso per le bande di Bollinger, però praticamente lui cosa diceva nel seminario? Di filtrare le bande di Bollinger, e poi praticamente fatto un seminario molto lungo dove andava a tirare fuori un po' di indicatori per filtrare segnali date dalle bande di Bollinger e ne ho contati addirittura 23, quindi mi stupiva poi come Bollinger stesso abbia utilizzato 23 indicatori che mi sembra un pochino troppi per andare a filtrare i segnali delle bande. Tu come lo utilizzi? Io ricordo che ho avuto la possibilità di parlare con Bollinger l'anno scorso di forum, perché ero correlatore insieme a Stefano Cantantone, mi ha fatto una co-conduzione di un evento con lui all'IT Forum 2014, sì. Nel corso del quale ho presentato proprio queste due strategie, e c'è stato un separato divertente perché avevamo dato a Bollinger in mano delle palette con i facciali con colore verde e colore rosso, tipo nei talent show, e lui era autorizzato a sollevare la palette rossa quando io dicevo una castronata e la palette verde quando approvava la mia esposizione, perché praticamente stavo esponendo una strategia basata sui suoi strumenti in sua presenza, una strategia che in realtà è di mia derivazione, non è generata direttamente da Bollinger, è ampiamente ispirata al suo libro Vedi con le bande di Bollinger, però c'è un'elaborazione personale. Devo dire che ho avuto molte palette verdi, quindi sappiamo che quello di cui si parla in questa chiacchierata ha l'approvazione di Mr. Bollinger in pelle. Ottimo. Procediamo, dai. Sulle bande di Bollinger la faccio veloce perché mi aspetto che tutti le conoscano, perlomeno le abbiano già viste sui loro grafici. Diciamo quindi velocemente che sono costituite da tre linee. Quella centrale è una media semplice, solitamente calcolata a 20 periodi. Le due linee invece superiore e inferiore sono le cosiddette banda superiore e banda inferiore, che sono calcolate aggiungendo, sottraendo alla media centrale due volte le lezioni standard. Vediamo la prossima. Perché due volte la lezione standard? La lezione standard, non vorrei ammorbarvi con studi di statistica, è una misura della dispersione di una popolazione di dati attorno alla propria media. Dalla piattaforma? Sì, scusa Fabrizio. Normale, la direzione standard ci dice che a due direzioni standard alla media troveremo il 95% dei dati, nel mercato dei prezzi non è così. Le bande di Bollinger le trovate in qualsiasi piattaforma, nella MetaTrader sotto la dicitura Benz e poi come indicatore vedete già le impostazioni standard, la media mobile a 20 periodi e le due deviazioni standard, poi date l'ok e trovate le bande di Bollinger che ormai su tutte le piattaforme sono disegnate con questo colore azzurro. Andiamo avanti. Anche tu Fabrizio qua nella slide fai appunto fai vedere il percorso con le 20. Questo è esattamente quello che trovate con la MetaTrader di SwissQuote, scegliendo la selezione Indicators, Trend, Bollinger Band, e io consiglio di lasciare impostate le condizioni del port, quindi 20 periodi e 2 direzioni standard. Non lo consiglio per problemi personali, ma perché ha detto Bollinger, e siccome le bande sono sue, ci fidiamo della sua parola. Vediamo la prossima. La direzione standard, che cos'è? Questo... mi fido che lo capiate e che ci crediate, è una misura della dispersione della popolazione attorno alla media. E ci fermiamo qua perché non voglio fare una lezione di statistica. La successiva ci dice che a due direzioni standard dalla media solitamente abbiamo il 95% dei valori, ecco perché questo canale ci dice che è
una range nel quale abbiamo una probabilità che presto si trovi nella prossima candela. Quindi tu qua mi stai dicendo che se io invece andassi sulla piattaforma, modifico le impostazioni Bollinger e li metto una deviazione standard, qua dentro avrò il 68% dei momenti. Ni. Dico ni perché in realtà questa distribuzione attorno alla media vale per le cosiddette distribuzioni normali. Qua bisogna aprire un capitolo di statistica, però la distribuzione di prezzi del mercato non risponde alle caratteristiche di una distribuzione normale. Quindi anche Bollinger nel suo libro dice che entro due deviazioni standard avremo solo l'80-85% dei prezzi. Invece che il 95% della distribuzione normale. Vediamo la prossima. Quindi non sono supporti e resistenze dinamici. La sensazione che viene più spesso è quella di credere che se un prezzo sta lavorando sulla banda superiore, quindi sull'estremo superiore del canale di volatilità, stia testando una zona di resistenza. Non è affatto vero. O meglio, non corrisponde a un'area di ipercomprato. Anzi, potremmo chiamare un'area di ipercomprato nel senso di un'area di forza del prezzo. Ma chiaramente se c'è un trend al rialzo c'è una forza rialzista, quindi un trend rialzista è sostenuto da una pressione dei tori e finché questa pressione dei tori non viene meno, non è superata quella degli orsi, il trend permane. E il fatto che il prezzo lavori a lungo ripetutamente nei dintorni della banda superiore ci dice semplicemente che è molto forte la pressione rialzista. Non ci dice che siamo in un eccesso di rialzo. Quindi attenzione a non cadere nella tentazione di considerare le bande come aree di supporto e di resistenza. Questa la devo dire perché lavoro anche, cioè io faccio trading da 2007, quindi da un po' di tempo, però ho lavorato negli ultimi 5 anni anche come per società di brokeraggio, quindi parlando con molti clienti mi confronto sull'operatività di molte persone e come operatività di tipo automatico, sapete gli expert advisor e MetaTrader, molti sistemi si basano su questo, nel senso ad esempio vendere su questo, su quelli che tu hai appena definito, quelle cose che non sono eccessi, però si pensa che lo siano, quindi in queste fasi cosa si fa? Il prezzo tocca la banda di Bollinger, ok, è troppo lontano dalla media mobile a 20 periodi, vendo, quindi molti sistemi si basano su questo ed effettivamente ho visto diversi conti effettivamente poi andare purtroppo in stop out su questa logica, perché comunque questi trading system non prevedevano stop loss, prevedono il fatto che si andava a mediare se il sistema andava sempre contro le bande di Bollinger e poi prima o poi purtroppo lo stop out del conto viene preso. Come evitare queste situazioni? Allora, in realtà una delle strategie che vedremo oggi parla proprio di questo per attività, cioè del rientro dalle bande di Bollinger verso la media, ma non prendiamo semplicemente il contatto con la banda come un segnale di inversione. Il segnale di inversione deve essere generato da un pattern differente o da altri segnali a supporto della nostra intuizione. Tu hai parlato per caso di ritardo della media delle bande di Bollinger? Perché Danilo mi dice che shift che ha. No, non l'ho mai utilizzato. Infatti lo lascio a zero in poche parole. Sì, invece salve, così usa questo nickname, quale settaggio per i 5 minuti? Abbiamo parlato del settaggio normale per tutti i time frame, 20 per la media mobile e 2 deviazioni standard, corretto Fabrizio? Io sostanzialmente non le tocco mai le bande di Bollinger. Oh, perfetto, quindi utilizzi il classico 22 per capirci. E poi devo dire che sono un po' allergico ai time frame troppo veloci, 5 minuti non lo guardo quasi mai, lavoro sui 15 o 30 minuti. Addirittura Tradam, quest'altro nickname in particolare, mi dice, mi parla di Taleb del Cigno Nero, e poi come gestire l'imprevedibile nel trading, Fabrizio? Allora, come dice giustamente Nassim Taleb nel suo libro Il Cigno Nero, si chiama così perché è un evento imprevedibile, cioè non è prevedibile. Se ci fosse modo di prevederlo, non sarebbe più prevedibile. Scusate il gioco di parole, però è una situazione estrema. O meglio, se uno vuole trattenersi anche dal Cigno Nero, deve mettere in atto tutta una serie di strategie di misure di protezione che rende praticamente inamovibile il suo trading. Ma guardate, io l'ho letto il libro e alla fine Taleb anche a un certo punto la faceva anche facile, nel senso, piaciuto il discorso del Cigno Nero, per carità, niente a dire, però lui diceva che lui andava poi a comprare l'opzione over the money o l'OTM, per carità, se tu per 5 anni compri opzione OTM ti posso garantire che perderai soldi, perché praticamente è come se ogni anno paghi l'assicurazione, poi se l'evento non si verifica spendi una barca di soldi, poi se si verifica vedere quanto il prezzo
adesso vada oltre lo strike, ci sono una serie di considerazioni da fare. Comunque, per tornare all'aspetto. Adesso ho detto delle opzioni, che è il migliore esempio del mondo delle opzioni sulle assicurazioni. Nessuno è mai diventato ricco facendo incidenti e facendo pagare la compagnia di assicurazione, mentre le compagnie di assicurazione fanno profitti. Quindi il profitto nelle opzioni si fa vendendo la copertura assicurativa, non comprandola. Però qua chiudiamo la parentesi. Sì, no, poi diventa troppo, esatto. Poi altri spunti, Domenico dice, Ross con la tecnica Jimmy, dice attendere dopo il massimo sulla Bollinger, attendere apertura sotto il minimo per andare short, facendo attenzione che sia arrivata al massimo a piccoli passi. Cosa vuol dire secondo te, Fabrizio? Se l'hai interpretata questa strategia? Credo sia molto simile a quello che poi vediamo successivamente nella strategia. E allora andiamo avanti. Chiedo all'ascoltatore di avere pazienza un minuto. Due indicatori che derivano dalle Bollinger. Il primo è il percent B. È semplicemente il rapporto fra la distanza che c'è fra il prezzo, chiaramente sempre chiusura di candela, e la banda inferiore, quindi l'altezza identificata dalla freccina di sinistra, e l'ampiezza intera delle bande. In questo modo otteniamo un valore che oscilla tra 0 e 100, ma che quando si assume il valore inferiore a 0 e superiore a 100, che ci dice se il prezzo si trova nella parte superiore della fascia, quindi tra la media e la banda superiore, o in quella inferiore, e quanto è vicino a quella superiore o quella inferiore. Diciamo che questo tipo di indicatore ha più o meno la valenza di un oscillatore. Vediamo nella successiva, raggiunge valori pari a 100, quindi a 1, quando è nell'area proprio di prossimità alla banda superiore, ma può anche assumere valori superiori a 1, quindi superiore a 100, se supera la banda superiore. Quando il percent B vale 50, vuol dire che il prezzo è esattamente sulla sua media. Quando si approssima allo 0, vuol dire che si trova in prossimità della banda inferiore. Come si trova questo indicatore? Non si trova nel conto sulla MetaTrader. Lo potete ottenere se andate a vedere la pagina del mio sito di Array Trading, dove oggi in home page c'è la notizia di questo webinar. C'è anche un link da cui potete scaricare gli indicatori. Puoi indicarcelo gentilmente? Poi sulla home, la casetta, sì. No, sinistra, corretta. Ti tenete presente che quando clicco, sì, c'è qualche secondo di ritardo. Quindi download indicatori MT4. Scendi un attimo su questa pagina, ci sono due link, uno è iscrizione webinar e questo è download indicatori per MT4. Perfetto. Vi chiedo di registrarvi al sito inserendo la vostra email, garantisco che non mando spamming e altre cose, e scaricherete questi indicatori che si salvano nella cartella indicator. Infatti questo lo volevo far vedere, quindi mi raccomando, diariodetrading.it, poi nella home page download indicatori per MT4 su questo articolo del 18 agosto dove hai postato la possibilità di iscriversi anche appunto a questo webinar come tutti voi avete fatto. E poi dalla MetaTrader, quindi qua mettete le vostre informazioni e poi ricevete subito gli indicatori. Sulla MetaTrader 4 cliccate su File, apri scheda data, la MetaTrader vi va ad aprire la cartella dove è installata la MetaTrader stessa, cliccate su MQL4 e poi questi sono gli indicatori, quindi li cliccate qua, li copiate in questa cartella Indicators, poi cosa fate? Chiudete qua, andate su la piattaforma o la chiudete da riaprita oppure fate tasto destro su indicatori, cliccate su aggiorna e come per magia ve li trovate qua sotto. Gli indicatori che distribuisce Fabrizio in questo caso sono due, quindi uno abbiamo visto, vediamo anche l'altro. Il successivo è Band Bandwidth, che fa un'altra cosa, ci calcola l'altezza tra le due bande, quindi l'estensione, e la rapporta al prezzo medio. Questo serve perché altrimenti se noi lavoriamo su mercati differenti potremmo avere come ampiezza delle bande dei valori però non paragonabili. Ad esempio l'ampiezza delle bande per un cross contro yen è sicuramente dal punto di vista numerico un ordine di grandezza superiore a quella di una coppia che è incrociata con un'altra valuta quale il dollaro oppure la sterlina per i multipli della valuta stessa. Se invece lo stessimo facendo con un CFD su indici potremmo avere addirittura dei valori interi 10, 20 o 50. Se vogliamo avere una misura che sia rapportabile, paragonabile su diversi mercati, in questo modo noi normalizziamo l'ampiezza della banda. Andiamo alla successiva, che ci spiega cosa serve questo bandwidth. Ci serve a riconoscere le compressioni di volatilità.
quando il bandwidth raggiunge dei valori minimi, e sono minimi di tipo relativo, perché non sono dei minimi numerici, ma minimi rispetto alla sua storia, vuol dire che la volatilità è in diminuzione, è sui suoi minimi. Sappiamo che quando si innesca un movimento direzionale solitamente è accompagnato da un'espansione di volatilità, quello che non sappiamo è da che parte avverrà l'espansione di volatilità. E qua si costruiscono due strategie che andiamo a vedere. Procediamo. Ecco, un'osservazione interessante. Attenzione che l'espansione di volatilità, quindi l'innalzamento del bandwidth, lo possiamo avere tanto nelle situazioni di mercato direzionale, questo qui è un euro dollaro a 15 minuti, no scusate, una sterlina dollaro a 15 minuti, dove l'innesco del movimento rialzista è accompagnato sul grafico del bandwidth da curve via via crescenti, dei picchi crescenti di volatilità, ma lo stesso tipo di aumento di volatilità lo osserviamo nel grafico di destra, dove in realtà si stanno alternando accelerazioni rialziste e accelerazioni bassiste. Quindi la volatilità cresce sia nelle fasi di trend che nelle fasi di swing. Vediamo la successiva. Allora, la prima strategia che analizziamo è quella che analizza il breakout volatilità. Vediamo sulla prossima i punti salienti di questa strategia. Per prima cosa dovremo identificare un contesto di bassa volatilità. E abbiamo detto che la volatilità viene descritta dal bandwidth e quindi un basso valore di bandwidth, che De Bollinger chiama squeeze, cioè compressione, ci dice che siamo in bassa volatilità. Il setup, cioè il momento in cui noi ci attiviamo, alziamo le antenne, è l'innalzamento della volatilità. Non è ancora un segnale d'ingresso, perché il vero trigger ce lo dà l'altro indicatore, cioè il percent, che ci dice di entrare long se si trova nella fase, nell'area superiore a 80, cioè nella fase di ipercomprato, e short nella zona inferiore a 20, cioè la zona di ipervenduto. Può sembrare strano andare a comprare quando l'indicatore segna di ipercomprato o vendere quando è in ipervenduto, ma attenzione, siccome questi due segnali, ipercomprato e ipervenduto, avvengono quando la volatilità era ai minimi e il prezzo comincia a muoversi, è chiaro che non è un ipercomprato di forte in eccesso, ma è un ipercomprato di forte in emersione, di forza che si sta sprigionando. Quindi a quel punto sì, ha senso comprare in ipercomprato, perché si sta innescando un movimento direzionale. Se fossimo in termini di movimento direzionale, io sull'ipercomprato andrei a cercare un'occasione di vendita, o viceversa sull'ipervenduto un'occasione di acquisto. Quindi attenzione, in questa strategia noi utilizzeremo la logica dell'oscillatore, cioè il percent B, in maniera transforming, quindi andremo a comprare sulla forza e a vendere sulla debolezza. Quindi tu mi stai dicendo, per riassumere, questa è la prima strategia che hai chiamato squeeze, perché di fatto c'è prima un basso valore di volatilità, quindi c'è stata la compressione di volatilità, un momento piatto, che ne so, classico movimento tra supporto e resistenza, non si va da nessuna parte. Poi quando c'è un innalzamento dell'ampiezza di volatilità, quindi dell'indicatore, possiamo andare a comprare quando la percentuale sale sopra 80 o vendere quando dovesse scendere sotto 20? Esattamente. Target ovviamente va nella stessa direzione del trend che si è formato. Il target è un segnale grafico, cioè quando le due bande di Bollinger si girano nella stessa direzione. Poi lo vediamo meglio sulle slide successive. Andiamo a vedere la prossima. Ricordiamoci anche lo stop dinamico sulla media centrale e poi vabbè, il money management, ovviamente ne parliamo bene, però andiamo appunto sulle slide che si capisce meglio. Quindi qua stai facendo vedere, evidenziandolo, questa volatilità che è piatta, non c'è volatilità, e poi inizia a salire. Questo è il primo passo, cioè setup vuol dire ci mettiamo in osservazione quando c'è un innalzamento di volatilità. Ok, vediamo la prossima. Poi, quindi c'è... Apriremo un'operazione, cioè ci sarà il trigger di ingresso al mercato, quando l'altro indicatore, cioè il percent B, assumerà o il valore superiore a 80, e quindi ci darà un segnale ingresso long, o il superiore a 20, e quindi ci darà un segnale ingresso short. Poi... il percent era superiore a 80, quindi l'ingresso è long. Il target avviene quando le due bande si girano nella stessa direzione.
Osservate nella parte superiore del grafico. Il prezzo si muove a rialzo, la banda superiore ovviamente è inclinata a rialzo, la banda inferiore inizialmente è inclinata a ribasso perché si apre a ventaglio. A un certo punto poi però la volatilità diminuisce e anche la banda inferiore si curva verso l'alto e il canale praticamente diventa un canale inclinato verso l'alto. È quel segnale lì che ci dice che la volatilità è giunta al suo esaurimento, quindi possiamo chiudere l'operazione. Due domande, scusa Fabrizio. Alberto chiede, vale per qualsiasi strumento anche su Future? E Giovanni chiede, sono valide le divergenze sul percento B? Allora, il fatto che sia valido su qualunque strumento è tendenzialmente sì, perché ogni strategia per essere buona deve essere applicabile un po' dappertutto. Quindi sarei propenso a darti una risposta positiva. In realtà mi riservo di restarmi un po' sul vago perché credo che l'approccio giusto di fronte a ogni strategia sia quella di fidare, di dire sì, beh, interessante, aspetta che controllo, me la guardo, che mi dimetta al mercato. Io veramente raccomando a tutti di avere questo atteggiamento, non dico scettico, però di sospensione di giudizio. Quindi voi ascoltate quello che vi dico, per principio non fidatevi, verificate su un grafico se è applicabile, se dà una buona numerica di operazioni di profitto, e a quel punto potete utilizzarla. Quindi qua evidenzi il punto 3, che il target è la parte opposta delle bande di Bollinger, quindi deve attraversare. La seconda domanda che vi ho detto. Sono valide le divergenze sul percento B? Ecco, anche questo, la domanda è pertinente, però le divergenze è un altro argomento. Se mettiamo insieme le divergenze, le bande di Bollinger, i cicli, le medie, gli incroci, i volumi, tutto va bene. Però se cominciamo a mettere troppa carne al fuoco non riusciamo più. È come dicevo io prima, che lo stesso Bollinger spiega le bande di Bollinger con 23 filtri. Poi. quindi quello che stavo dicendo, appunto, tu evidenzi in questa slide. Il terzo punto è il fatto che il target è la parte opposta delle bande di Bollinger addirittura, quindi attraversa tutto il guado. Il target non è quel punto lì. Il fatto che si giri, cioè che cambi direzione la banda inferiore, ci dice che in quel momento noi chiudiamo la posizione. Non perfetto. È il grafico, quindi, è il segnale grafico di raggiunto target sul livello di prezzo. Quindi praticamente tu in questa maniera cosa fai? Entri in posizione, lo stop loss ragioni in trading sulla media centrale. E lo stop loss può essere o mantenuto sulla banda opposta oppure in trailing sulla media centrale. E quando la banda dalla parte opposta inverte, chiudi la posizione. Esattamente. Quindi non ti poni neanche un take profit, nel senso se c'è un trend forte sei sicuro che tu vai a favore di quel trend forte, perché non hai un take profit che limita il profitto. Hai colto uno degli aspetti più difficili di questa strategia ed è che in partenza non hai la minima idea di quale possa essere il target. Perché il target si raggiungerà quando la banda opposta cambia direzione, non hai nessun modo di sapere quando verrà e a che livello sarà. È quella situazione che nella teoria del trading si dice è bella, perché è un profitto potenzialmente limitato, quindi è bello avere questa idea di profitto potenzialmente limitato, perché poi ovviamente è bella, a volte che guadagnate illimitatamente almeno scriveteci e pagateci un caffè, però è comunque interessante questo. Quindi Fabrizio evidenzia il fatto, lo stop loss ovviamente utilizzatelo dalla parte opposta delle banda o in trading sulla media centrale, quello è sacrosanto, ma anche il take profit è una sorta di trailing, nel senso che voi siete a favore di trend, questa è una strategia trend follower, se il trend è persistente siete sicuri di essere dalla parte giusta, dalla direzione. Diciamo che questo tipo di accelerazioni solitamente si risolve nel giro di poche candele, 4-5 candele, massimo una decina, in questo caso sono più numerose, ma è un esempio non frequente. Walter fa una domanda, assomiglia alla regressione lineare. La regressione lineare, Walter, è un concetto che mi piace molto, mi ha fatto diversi webinar, però in questo caso la strategia di Fabrizio si pone di andare a favore di trend, mentre la regressione lineare è un discorso di ritorno del prezzo verso la media, quindi è un po' il contrario, no Fabrizio? Sì, la regressione lineare non ha niente a che fare con questo tipo di impostazione grafica. Proseguiamo. Silvan dice, se guadagno illimitatamente ti offro anche un cappuccino, non solo un caffè. Salve mi dice, la BB per 100, che valore deve rompere per entrare short? Deve rompere l'80 verso il basso? E così anche Salve prima ci chiedeva, per lo short ci fate vedere un esempio? Beh, tutto sommato, basta che giri questo contrario. No, attenzione.
E la linea verde che vedete nella parte inferiore del grafico è il bandwidth, è quello che ci dà la compressione e volatilità. Quando il bandwidth si innalza, vado a vedere che valore leggo sul grafico dell'alto, indicato dal percent B, che è quello che trovate nella parte centrale, ed è quello della stepata rossa. Se il percent B è superiore a 80, mi dice di entrare long, se il percent B è inferiore a 20, mi dice di entrare short. Se il percent è tra 20 e 80, vuol dire che non c'è ancora direzionalità, è semplicemente un borbottio, se posso usare questo termine nel trading, un borbottio del mercato, ma che non ha ancora abbastanza in direzionalità per essere inseguito. Adesso ci chiede, scusate, mi sono perso la prima parte, le bande a quante deviazioni ne utilizzate? Abbiamo detto che si utilizzano le classiche impostazioni 20 della media mobile, due deviazioni standard. Enzo chiede dove troviamo l'indicatore BBW, li trovate entrambi perché sono due gli indicatori che sta spiegando Fabrizio, il B% e il BBW, che le bandwidth, e le trovate sul sito di Fabrizio, diariodetrading.it, sull'articolo recente del 18 agosto, che dove veniva detto questo seminario, sotto la voce download indicatori per MT4. Ok, poi li avete immediatamente. Andiamo avanti. 4 punto chiusura. Allora, il close quindi avviene in corrispondenza del segnale target, quindi target non è un target grafico, è un'indicazione temporale che ci dice quando si gira la banda chiudo, ma chiudo mercato là in alto. Sì, esatto, questo mi raccomando è importante, non è che voi dovete aspettare che il mercato inverta completamente, nel senso qua Fabrizio ha messo target, questo vuol dire che voi chiudete quando la banda dalla parte opposta inizia ad invertire, ok? Esatto. Perché voi entrate sulla rottura del livello, il mercato va su, perché mi raccomando, non è che dovete mettere target dalla parte opposta della banda. Anche perché entrando long, un target infatti non si uccida. Vediamo la successiva. Domanda, scusate, quindi per lo short la BB% deve rompere verso il basso il livello dei 20, corretto? Sì. Riccardo mi dice, come faccio ad evitare le finte dello squeeze? Grazie. Questa è una casistica che anche Bollinger descrive nel suo libro, chiama le head fake, quindi proprio le finte, che è un termine mutuato dal linguaggio sportivo, e vale un po' quello che abbiamo detto nel caso del cigno nero. Quando il bandwidth fa le finte, ci caschi. Non si possono evitare, se no non sarebbero finte. È come dire, come posso evitare che un'operazione in cui ho inserito un target vada in stop? Non lo posso evitare. Posso solo costruire una strategia che abbia una frequenza di target superiore allo stop e possibilmente un rapporto fra profitto e perdite medio superiore a 1. Che il bandwidth faccia una finta lo sai dopo, dal fatto che non va nella direzione che aveva indicato. Quindi non è possibile prevedere prima se è una finta e riconoscerla. È un po' il problema del cosiddetto falso breakout, no? Che è il problema di tutte le strategie di breakout o trend follower, perché poi, come dico sempre anch'io, il falso breakout è un termine un pochino improprio, perché il breakout è vero, poi che ti va dai stop loss lo sai solo dopo, quindi è un breakout vero che poi va dai stop loss, ecco, alla fine il breakout è vero, non è falso, però nel gergo si chiama così. Quindi qua abbiamo visto questo esempio sull'euro dollaro 15 minuti. L'esempio è scelto tra i più chiari, canonici, didatticamente perfetto, con anche un bel target di 270 pips, non sono tutti così, però me ne serve uno che fosse abbastanza chiaro graficamente per spiegare la strategia. Qua c'è una domanda di Alberto, se il BBW è già salito e il percent B supera 80 o scende sotto 20, tu entri ancora? Sì, solo perché il fatto che il bandwidth sia salito vuol dire che mi ha dato il setup. Il fatto che percent sia superiore a 80 o superiore a 20 è il trigger. Adesso chiede, è possibile per rivedere il webinar in un secondo momento? Sì, noi i webinar li registriamo e li mettiamo sul nostro canale YouTube che trovate su squeezecode.it, andando in basso a destra trovate i nostri canali social, in particolare YouTube, cliccate sopra e lo trovate, poi penso che anche Fabrizio lo vada a mettere sul suo blog, no? diario2trading.it. Poi ripeto, chi volesse ricevere le slide di questa presentazione, mi scriva pure info@diariodetrading.it oppure i contatti che trova
o sul sito oppure in fondo a questa presentazione potremo vedere e riceverà le slide. Aldo chiede, grazie, dov'è il punto d'ingresso? Ne approfittiamo con questa slide, do loro IEN 30 minuti per fare un riassunto, allora Fabrizio. Allora, questo è un altro esempio preso da un altro time frame, prima era 15 minuti, questo è 30 minuti, su un'altra copia, in questo caso la major dollar yen. Vedete come nel grafico l'indicatore centrale, qua ho invertito l'ordine di indicatori, trovate una parte centrale bundle, nella parte inferiore percent, ma la logica è la stessa. Abbiamo sulla sinistra il setup, cioè la fase di bassa volatilità, che ci dice semplicemente state allerta. Osserviamo anche che sono le fasi di scambio della sessione notturna, quindi una volatilità ancora modesta. Quando poi ci avviciniamo alle 8.30, se non leggo male, quindi l'inizio della sessione europea, avviene il trigger perché il percent B si sposta al di sotto del 20, quindi ci dice, ecco, si sta cominciando a muovere il prezzo e siccome è sotto 20 vuol dire che si sta muovendo al ribasso. Quindi alla prima candela, primo prezzo disponibile, dopo la linea rossa, quindi direi sull'open di quella d'oggi, che è una dragonfly, che in realtà ci darebbe un segnale rialzista, secondo l'analisi tecnica classica, ma in questo caso non guardiamo il pattern candle, guardiamo solo l'andamento di questo indicatore, sull'open di quella candela noi entreremo short. Quando è che chiudiamo lo short? Quando la banda superiore flette verso il basso. Vedete che ha sentito target in alto. E quindi in corrispondenza della seconda linea verticale rossa, a mercato chiudiamo lo short. Questo è importante, mi raccomando, perché Fabrizio usa il termine target per dire che quando, cioè voi avete il target del vostro short, chiudete la posizione, in poche parole, quando c'è la flessione della banda di Bollinger opposta. Ok, quindi non utilizzate un take profit come dicevamo pochi secondi fa, seguite il trend, quindi un trend follower, e poi quando la banda opposta inverte andate a chiudere la posizione. Lo stop loss invece, Fabrizio? Vediamo nella prossima, lo stop loss possiamo gestire dinamicamente con la media centrale. Oppure la parte opposta delle bande, vi detto. Questo è un esempio al contrario, invece è un ingresso long, sempre su euro dollaro a 30 minuti, di nuovo setup dato dall'abbassamento di volatilità che lentamente comincia a rialzarsi, il trigger dato dal percent B che è la setata rossa sopra l'80, ingresso a mercato sulla prima candela disponibile e chiusura al segnale di close, più che target potremmo chiamarlo exit signal, nel punto in cui la banda inferiore si gira a rialzo. Vantaggi e svantaggi. Vediamo. Allora, è essenzialmente invisiva questa strategia, anche se in realtà, essendo descritta da parametri matematici, può anche essere meccanizzata e tradotta in un expert advisor. Tendenzialmente si applica su qualunque mercato e una buona quantità di time frame, anche se io di solito preferisco utilizzarla su 15 o 30 minuti. C'è il vantaggio che man mano che passa il tempo, siccome lo stop è dinamico sulla banda, sulla media centrale, lo stop segue il prezzo, quindi si riduce fino a portare velocemente la posizione in break even a pareggio. Il target a sua volta invece aumenta, man mano che mi allontano il prezzo di chiusura è sempre migliorativo. Quindi più passano le candele, man mano che passa il tempo, più il mio target si sta crescendo e il mio stop si sta riducendo fino a portarmi velocemente in condizioni di pareggio. Quali sono per contro i difetti? Non è chiaro qual è il limite della squeeze, cioè qual è la compressione di volatilità. Non posso dare un numero, un valore numerico che dice mettiamo un livello soglia alla bandwidth per capire quando è in compressione e quando no. Bisogna valutare di che mercato stiamo parlando, su che time frame stiamo lavorando e qual è il periodo storico, perché ci sono stati periodi di bassa volatilità come sugli indici fino alla seconda parte del 2014 e alta volatilità come questa prima parte del 2015. L'altro aspetto negativo è che non è possibile calcolare in anticipo il risk reward. Perché non hai un take profit fisso. Esattamente. E tutto sommato porta a quello che si dice che il guadagno è potenzialmente limitato, per carità che può anche fare piacere sentirlo dirselo a voce, però poi non è così. Quindi le soluzioni sono due, o si tiene monitorata l'operazione, quindi si tengono gli occhi sul grafico finché si genera il segnale di uscita e si chiude il mercato, oppure si trova la modalità di meccanizzare tutto tramite un programmino che generi questi segnali. Passiamo alla prossima.
Strategia numero 2. Abbiamo detto che queste due strategie si completano a vicenda. Quella che abbiamo appena visto è una strategia di espansione di volatilità, quindi che cerca proprio la partenza del trend. L'altra invece è una strategia che cerca di catturare il rientro nelle condizioni di normalità. L'ho chiamata Bobby, che è l'acronimo di Breakout Break-In, ma sembra anche il nome di un cagnolino, e se vuoi il cagnolino, se gli lanci un rametto che lo riporta indietro, rende l'idea del prezzo che torna dal padrone, torna verso la sua media. Quindi questo è più un discorso di quello che si accennava prima, della regressione lineare, il prezzo che tende a tornare verso la propria media, mediana. Quindi, usando la stessa impostazione che ho visto nella precedente, il setup, cioè il momento in cui si prepara questa strategia, è un breakout, cioè una candela che chiude al di fuori delle bande di Bollinger. Il suo trigger, cioè l'innesco dell'ingresso in posizione, è il break-in, cioè una candela che chiude invece all'interno della banda di Bollinger che è appena stata violata. Chiaramente l'ingresso sarà di tipo contrarian, quindi se c'è un rientro nella banda inferiore, il trigger sarà un segnale di ingresso long, e se c'è un rientro dalla banda superiore, sarà un segnale di ingresso short. Inseriamo però una condizione di filtro, e cioè il percent dovrebbe essere compreso fra 20 e 80, cioè evitiamo di andare a lavorare sulle inversioni quando il prezzo è ancora in estrema porta. Quindi bisogna che sia già esaurita la potenza del trend. Il target di questa strategia è il raggiungimento della media centrale, e lo stop è, può essere duplice, può essere dinamico lungo la banda di partenza oppure statico sopra l'estremo della candela di ingresso. Qual è la tua metodologia preferita su questo argomento? Dinamico, perché in realtà la candela di ingresso potrebbe avere dei spike molto lunghi, quindi è molto variabile come valore. Vediamo la successiva. Quindi il setup e il breakout. Quindi questa candela è la prima candela che chiude al di fuori della banda inferiore, ma non è ancora il segnale d'ingresso. Il segnale d'ingresso nella slide successiva, il punto 2, è il trigger, ed è la prima candela che invece chiude all'interno. E possono passare anche 3 o 4 candele prima che il prezzo si decida a chiudere all'interno delle bande. Hai un limite su questo? Cioè dopo X candele non considerare più valida, oppure illimitatamente? No. Semplicemente quando si decide di entrare vuol dire che ha finito la corsa, e molto probabilmente se io avessi precedentemente innescato la strategia squeeze sarei entrato al mercato prima, e il punto in cui si apre la body è coincide con il punto in cui si esce dalla squeeze, quindi è come se si dessero il cambio di due strategie. Quindi il break-in è il trigger e mi dice: sono rientrato dalla banda inferiore, questo è l'ingresso long. Però lo filtro e dentro long solo se il percent è superiore a 20, oppure viceversa short se è inferiore a 80. Perché in questo caso, come sto comprando la debolezza, ci deve essere già un rientro nelle condizioni di normalità, e il rientro mi viene dato dal fatto che il prezzo si sta riportando in un range di volatilità normale, tra 20 e 80. Questo è un discorso molto interessante, nel senso che frequentemente diciamo il fatto che per affrontare il mercato ci vogliono diverse strategie, ok? Quindi avere una strategia di trend follower come quella che abbiamo descritto precedentemente e una strategia di ritorno dei prezzi verso la media come questa sicuramente fa molto comodo l'operatività, perché così riuscite ad affrontare qualsiasi situazione. Quindi in questo caso abbiamo un ritorno verso la media, quindi sarà il target la media mobile centrale, la media a 20 periodi. Vediamo nella grafica successiva, il target è il raggiungimento della media centrale, e lo stop lo possiamo gestire in due maniere. Una prima opzione è quella di usare come stop dinamico la banda da cui siamo partiti. Vediamo nella slide. Mi sto fermando sulla domanda di Silvan in chat, nel senso Silvan dice appunto, quindi non si segue il trend ma in base al breakout, nel senso che nella strategia precedente si seguiva effettivamente il trend. In questo caso ti posso dire che non è una strategia trend follower, è una strategia di ritorno dei prezzi verso la media, perché quando c'è un movimento di questo tipo, vedi qua che c'è un trend ben definito,
che magari qua si tradava con la strategia precedente. E poi c'è un movimento di questo tipo. Questo nuovo movimento può non essere un nuovo trend, può semplicemente essere un ritracciamento. E quindi va a ingabbiare questo piccolo movimento di prezzo. Poi se effettivamente sarà nuovo trend e il prezzo rimane parte dall'altra parte, eventualmente faremo altri ingressi. Allora, quello che stiamo seguendo è un micro trend di breve, ma è sicuramente inquadrabile sotto la categoria delle correzioni o comunque dei ritracciamenti. Perché diventi un trend contrario, devono esserci una serie di condizioni che derivano dalla teoria generale del trend, quindi il superamento dei massimi precedenti, la formazione di un minimo successivo crescente, quindi è molto più ampio il discorso. Però, giustamente, prima di dire che le due strategie aiutano a diversificare e a seguire contesti operativi differenti, è vero, perché una è proprio una strategia di breakout che segue il movimento e l'altra è una strategia di break-in che cerca rientro. Ma questo, attenzione, perché vuol dire rischiare un po' con una sindrome di bipolare, perché vuol dire ragionare con mentalità completamente opposte. Tendenzialmente, credere hanno un solo carattere, sono o tendenzialmente contrarian e quindi cercano inversioni, oppure tendenzialmente trend follower e quindi cercano i breakout. È difficile che un trader riesca ad applicare con successo due strategie che sono opposte con metodologia, e invece sarebbe molto utile perché vuol dire avere al proprio arsenale un'arma per seguire la direzione del mercato e un'arma per seguire il rientro del mercato. Però mi rendo conto che questo fa un po' pugni con la nostra indole, con la nostra psicologia, nella quale di solito prevale, proprio come gusto, come inclinazione personale, la preferenza verso una delle due modalità operative. Stop dinamico. Quindi in questo caso possiamo prendere come stop dinamico la banda opposta, però abbiamo il difetto, e lo vediamo subito sul grafico, che la banda nelle prime candele continua ad allontanarsi, quindi il nostro stop per le prime candele dall'inizio del trade si sta allargando, quindi vuol dire che dovrei entrare con una size sufficientemente contenuta da poter assorbire un ampliamento dello stop. La seconda opzione è quella di usare come stop invece, nel caso di ingresso long, il minimo della candela che ha generato l'ingresso. Alberto ti chiede, l'inclinazione del percent B lo guardi? Ovvero, se fossi sotto 80 e scendeva il percentile, entravi long lo stesso? Sì, non importa l'inclinazione, basta che sia tra 20 e 80. In questo esempio, che era un ingresso short, se fosse stato sotto 20 non avrei preso questo segnale perché vuol dire che il trend era ancora molto forte, trend al ribasso, non c'era ancora stato un abbassamento della spinta. Quindi tu hai proposto uno stop dinamico sulla banda, però hai evidenziato proprio il suo limite, il fatto che si potrebbe allontanare, quindi il rischio potrebbe aumentare, e quindi vai a risolvere questa situazione con uno stop statico sotto il minimo del pattern. Sotto l'ultimo minimo relativo, In questo caso sapete il vostro rischio esatto. che è, diciamo, la modalità più ortodossa, quella più facile da applicare. Quindi concludendo, vediamola. Qua vedo un insieme di frecce, quindi qua è evidenziato anche la ripartenza dell'oscillatore sotto. Esatto. Andiamo avanti. Fate domande su questo perché mi sembra, cioè già ne state facendo domande, sono ultra contento, però voglio che sia tutto chiaro, quindi mi raccomando, poi le slide sono a disposizione sul blog di Fabrizio, quindi la registrazione pure, quindi. Esempio, Eurodollaro H1. Qua vediamo che nel corso di più o meno 2-3 giornate, con un time frame relativamente lento, perché alcuno non è un time frame velocissimo, questa strategia ha dato in sequenza 4 segnali alternati. Quindi un segnale short che è andato lentamente a target, perché in realtà se osservate il primo segnale sulla sinistra chiude al tocco sulla media centrale, ha un valore che è superiore al minimo che aveva segnato 3 candele prima. Quindi la SAN non ottiene il massimo e tra l'altro prima di andare a chiudere la target riporta il prezzo sopra il livello d'ingresso, quindi espone anche una certa oscillazione della posizione. Però il target lo raggiunge e lo stop non lo prende. La seconda operazione di questo esempio invece è un'operazione long, è più veloce perché nel giro di 7 candele senza mai tornare sul prezzo d'ingresso raggiunge velocemente la media centrale. E poi abbiamo una rapida successione in cui abbiamo un segnale short,
e soprattutto forse nelle longhe. Quindi il prezzo ha fatto praticamente un ping pong dalla banda superiore attraverso la media, si è diretto subito sulla banda inferiore e poi è tornato sulla media centrale. Infatti Ale chiedeva, scusa, funziona bene su time frame più alti come H1, H4, questo è un esempio su H1 che tendenzialmente è anche un po' il uno dei migliori time frame, ecco, sul mercato delle valute. Sì, ricordiamoci che gran parte degli istituzionali lavorano su time frame medio-alti, quindi da H1 daily a salire, quindi quello che veramente genera la liquidità e la costruzione di grosse posizioni istituzionali non è l'osservazione di movimenti veloci su time frame come 5 minuti, 15 o 30. Si lavora su H1 e molto spesso un operatore istituzionale, se anche guarda un grafico H1, probabilmente lo guarda utilizzando medie, indicatori, tarati su periodi molto lunghi, quindi magari media 100-200 periodi, che gli danno una indicazione proprio di lungo periodo. Andreas, classica domanda, questi metodi sono stati anche backtestati? Se sì, con quali risultati? Grazie. Allora, la domanda è molto bella, però è impossibile risponderti in maniera netta e precisa, perché dovrei dirti su quale mercato, in quale periodo, su quale time frame, su quali impostazioni, con quale site e con quale money management. Con tutti questi distinguo potrei darti una risposta, ma sarebbe troppo limitante. In realtà io a questa domanda ho già risposto in maniera un po' provocatoria a chi mi faceva una richiesta del genere precedentemente, e ti dicevo vi conviene diffidare di qualunque strategia, anche di questa, prendetela come fate voi, se sul grafico su cui siete più soliti lavorare più spesso, sul mercato cui siete più abituati e sul time frame a cui siete più con il quale avete maggiore consuetudine, provate a fare una simulazione grafica e vedere se funziona. Se funziona sul vostro time frame, sul vostro mercato, allora usatela. Non avrebbe senso che io vi dicessi guardate che su dollar yen 30 minuti per il 2014 in un arco di 12 mesi è stata testata e ha un 60% per di profitto. Più o meno vado a memoria, però io le simulazioni le ho fatte su dollar yen, GBP, USD, euro dollaro, su M15 ed M30. Vi dico, non ha senso non solo perché potrebbero cambiare domani le condizioni di volatilità rispetto a quelle che ho osservato nei miei test io, ma perché dal punto di vista del capitale psicologico è molto più importante che questo tipo di analisi la facciate voi e non ve la facciate suggerire da chi vi espone la strategia. Non importa quale sia l'autorevolezza oppure la fiducia che riponete in questa persona. Alberto dice, nella prima analisi sembra che il person B segua il mercato con la sua inclinazione, ed effettivamente è giusto che sia così. Qualcuno prima chiedeva se guardi anche le divergenze, qua occhio non ho vista, sì, non è proprio una divergenza, perché comunque qua c'è un minimo. Sì, le divergenze le conosco. Qua comunque questo minimo superiore, sì. Sì, non è proprio, sarebbe una divergenza di secondo livello. Se chi conosce divergenze sa che si classifica nel primo, secondo e terzo livello, a seconda che sia divergente tra la frequenza dei massimi e dei minimi di prezzo e oscillatore, oppure che uno dei due, il prezzo e oscillatore, sia in condizioni di stabilità, quindi doppio massimo e doppio minimo. In questo caso non è la divergenza delle più forti. Però vale il commento fatto prima, le divergenze sono uno strumento molto utile, ma se mischio tutto quanto non esco più, quindi o lavoro con le divergenze o lavoro con i segnali di volatilità. Perfetto, allora, qua tra l'altro vedo altre slide, però tutto sommato l'invito tuo era fantastico, nel senso, Fabrizio, quello che poi bisogna fare quando si vede magari una cosa nuova, eccetera, eccetera, comunque mettersi lì, vedere un bel po' di grafici, utilizzare l'indicatore, e quindi bisogna fare molta pratica e andare eventualmente anche a personalizzare la strategia proposta secondo dei propri criteri di trading. Quali sono i vantaggi e svantaggi anche di questa seconda strategia che hai spiegato? Come la precedente, è una strategia estremamente grafica, quindi dal punto di vista visivo è anche facile da seguire otticamente, quindi non richiede grandi sforzi. Si applica più o meno a tutti i mercati, quindi valutario, azionario e su diversi time frame, non dico tutti, però l'ottimale è 15 minuti oppure 30 minuti. Ha lo svantaggio, a differenza della precedente, che con il passare del tempo il suo target si riduce, mentre lo stop o aumenta o rimane stabile. Come la squeeze non è facile conoscere in anticipo il risk reward, perché il target è ignoto. Anche se io utilizzo uno stop certo, quindi il minimo della candela di innesco,
non ho un'idea di quale possa essere il target, quindi non riesco a capire il risk reward. E in ogni caso devo monitorare visivamente il trade per riconoscere quando si raggiunge il livello della media centrale e a quel punto chiuderà mercato l'operazione. Per quanto riguarda le performance, e torno un po' alla domanda che vi ho fatto più volte, parlare di performance è comunque un argomento troppo ampio, perché non ha senso liquidare tutto dicendo quant'è la percentuale di operazioni di successo della strategia, perché la performance della strategia dipende da sicuramente il numero di operazioni che si chiude in profitto, ma anche dal rapporto tra il profitto medio e la perdita media, quindi il risk reward. Non solo, dipende anche dalla durata media delle operazioni, perché più sono lunghe queste operazioni, più sto mercato, più sono esposto al rischio appunto del cigno nero. Una strategia che a parità di win ratio e risk reward ha una permanenza mercato del 10% del tempo rispetto a una che mantiene mercato l'80% del tempo, la prima è molto più sicura, perché più faccio delle toccate in fuga, meno sono esposto al rischio di movimenti improvvisi. Poi chiaramente dipende anche dal tempo di riferimento, dagli strumenti finanziari che sto utilizzando, da quante operazioni faccio al giorno, perché vuol dire anche l'impegno in termini di tempo, oppure se lavoro su mercati regolamentati dove ho un profilo commissionale, vuol dire anche un costo ripetuto per le commissioni che devo pagare al broker per aprire le mie operazioni. Insomma, ci sono tutta una serie di parametri che rendono la domanda quanto rende questa strategia una domanda molto articolata e complessa, a cui dare una risposta non è facile e veloce. Poi tra l'altro hai citato nuovamente il discorso del cigno nero, che è stato anche oggetto di prima di una domanda. Tra l'altro il mercato Forex dà una mano in questo, nel senso che è un mercato aperto 24 ore al giorno, non ci sono i gap che ci sono sull'azionario, perché sapete l'azionario, tipo l'azionario italiano, chiude alle 17.25 e riapre alle 9.05 del giorno successivo, puntualmente con un gap, poi a volte sono 10 punti, a volte 1000, dipende dalle giornate, però sull'azionario questo è molto più marcato, questo problema. Quindi il Forex chiude soltanto il venerdì alle 23 e poi, vabbè, quest'anno c'è stato il gap del franco svizzero, però lì era un cambio che non era più liberamente fluttuante, nel senso non c'è stata nessuna legge in Svizzera che aveva vietato di far fluttuare l'euro franco svizzero, però sapete che la Banca Nazionale Svizzera aveva sempre comprato sempre venduto il franco svizzero se dovesse scendere sotto 1,20 euro dollaro, quindi se sono valute diciamo libere a mercato così liquido come l'euro dollaro o dollaro yen, che hai fatto vedere tu diverse volte in queste slide, non hanno quei problemi che invece hanno l'azionario. Questo problema è relativo invece alla chiusura della settimana, quando c'è la chiusura effettivamente il venerdì e poi si riparte la domenica notte, però vedete è un problema 5 volte minore rispetto all'azionario, perché l'azionario chiude ogni giorno, il Forex invece chiude soltanto il venerdì. Questo era per fare un piccolo appunto. Bella questa slide, Fabrizio, con Homer Simpson e Einstein. Questo l'ho detto prima, non fidate in strategia solo se scrivete un appunto autorevole. È vero che produce Einstein è meglio di Homer Simpson, ma non vale, non è sufficiente. È comunque necessario, abbiamo una successiva, sottoporre una strategia a una simulazione, che posso farla o sul mercato reale, quindi la metto a mercato e aspetto almeno 6 mesi di vedere che risultati genera, oppure lo faccio su dati storici, possibilmente con diverse condizioni di mercato e con diversi sottostanti. E nella prossima slide vediamo che le modalità per farlo sono sostanzialmente riconducibili a 3. Una, mi metto lì con calma e guardo il grafico, è quello che si fa molto spesso, però c'è il problema della divisione cognitiva, cioè vedo anche quello che viene dopo, quindi in qualche modo mi condiziona. Oppure eseguo un backtest automatico, quindi costruisco un expert advisor che mi faccia la simulazione sul passato e che poi utilizzerò per andare a mercato con la stessa strategia, oppure faccio una simulazione in Excel. Tutto quello che è parametrizzabile, cioè traducibile in una formula, lo posso tranquillamente trasformare in una serie di formule di pivot e posso prendere gli stessi valori con cui sono costruite le candele, perché quello è un database di open, high, low e close, li esporto, li metto in Excel, mi faccio le mie formule e ottengo esattamente gli stessi risultati che se applicassi visivamente alla mia strategia oppure automaticamente un expert advisor. Ho evidenziato la prima perché pare il mio personale, la mia preferita. Sì, è quella che uso spessissimo anch'io. Ho aggiunto solo 2 commenti. Primo, una strategia funziona se le regole ci sono, devono essere chiare, univoche, se non deve essere soggetto a ambiguità, e complete, cioè devono coprire possibilmente tutte le casistiche.
Secondo, quello che abbiamo già detto prima, è molto meglio fare una simulazione individuale, cioè fatta autonomamente, piuttosto che fidarsi di quello che vi dicono altri. E lo dico anche contro il mio interesse, io non voglio assumermi nessuna responsabilità, ma nel senso mi ritiro anche da questo tipo di domanda. Preferisco delegare la verifica e la validazione della strategia prima a chi la utilizza. Ma infatti quello che dici è giustissimo, perché ad esempio tu puoi dire la simulazione individuale è meglio di quella riferita da terzi, che è sacrosanto, ma infatti se una persona mi dice guarda questa strategia funziona, io non è che devo prenderla e utilizzarla così. Io dico ok, ho avuto questo input, mi posso fidare della persona, ci mancherebbe, però è normale che ci butto l'occhio, come si dice, quindi alla fine il test bisogna sempre comunque farlo. Quindi qua addirittura metti anche un libro che si può consultare. Questo è il libro di Bollinger, da cui io ho tratto ispirazione per le due strategie. E entrambe le ho esposte, come dicevo, all'Etipon di Rimini dell'anno scorso, in presenza di Bollinger, che le ha ascoltate a nuiva, Con paletta verde. con paletta verde, quindi una mezza benedizione me l'ha data, anche se magari di fronte al tribunale lui potrebbe misconoscere e negare di aver mai conosciuto, però c'erano qualche centinaio di presenti durante la conferenza, quindi abbiamo dei testimoni. Credo che ci siano in fondo i contatti che possiamo utilizzare per chi volesse ricevere le slide di questa presentazione, oppure se si fosse perso le istruzioni di come scaricare gli indicatori, mi mando la mail all'indirizzo che vedete su questa slide e vi mando sia il PDF che gli indicatori per MetaTrader. Perfetto, io ringrazio Fabrizio di questa brillante esposizione, mi sembrava molto chiaro, poi due strategie in un'ora, fantastico, nel senso anche di avere una strategia trend follower, una strategia di ritorno dei prezzi verso la media, quindi si possono affrontare diverse condizioni di mercato con queste due strategie, quindi questo è valido sia anche per chi dovesse mai iniziare a fare trading, non sa che strategia utilizzare, già qua si trova un paniere di due strategie che vanno a ricoprire diverse situazioni di mercato. Bene, abbiamo risposto penso a tutte le domande, diversamente avete visto i contatti di Fabrizio per fare ulteriori domande oppure il mio è stefano.gianti@swissquote.com, swissquote.it è il nostro sito, diariodytrading.it è il blog che ormai ha compiuto 3 anni, Fabrizio, giusto? Sì, sono online da 3 anni. Perfetto, quindi chi si registra penso che vada anche a ricevere poi tutto il materiale che mette a disposizione. Certamente. Bene, grazie. Se avete ulteriori domande, appunto, sapete dove contattarci. Ricordo sempre prima di chiudere che tutte le informazioni fornite e opinioni espresse in tutti i nostri seminari sono sempre finalizzate esclusivamente a fornire informazioni di carattere generale e non hanno mai come scopo quello di prestare consigli operativi di acquisto o vendita o raccomandazioni personalizzate. Per quanto riguarda le attivazioni del conto trading, basta andare su swissquote.it e procedere con l'attivazione cliccando su Apri un conto. Se avete domande, dubbi o curiosità, siamo sempre a disposizione. info@swissquote.it, la mail generale, dalle 9 alle 18, dal lunedì e venerdì avete anche la live chat in basso a sinistra sul nostro sito, il canale YouTube a destra, quindi cerchiamo di fornire più informazioni possibili. A noi quello che piace proprio è questo percorso formativo dove l'idea è quella di condividere informazioni di trading, quindi abbiamo avuto questa sera Fabrizio Guarnieri, sarà ancora con noi sicuramente a settembre, dovremo avere diversi seminari, però già ne abbiamo uno in programma, il 10 settembre potete tranquillamente iscrivervi. Bene, io ringrazio Fabrizio in particolare. Grazie a voi, grazie Stefano dell'ospitalità. Grazie a tutti, vedo commenti ultra positivi, anche Salve dice bravi, bello davvero, grazie, grazie a te Salve perché hai fatto diverse domande, sei stato molto operativo, grazie a tutti, buona serata e buon trading. Ciao a tutti.